Con Walter Bondi parliamo di questa avventura nuova, di questo nuovo incarico in CNA. Qual è la situazione che ha trovato? Io vengo, raccolgo diciamo, il testimone da parte di Andrea Sereni, che sapete tutti essere diventato presidente della Camera di Commercio, quindi in pratica prendo in corsa un qualche cosa di già lanciato. In CNA da qualche tempo si è cercato di trovare un metodo innovativo nei confronti soprattutto degli associati, quindi una gestione che ha rimesso al centro di tutto l'artigiano. Ecco, io credo che questo sia il vero motivo per cui questo mi ha spinto a fare questo passo, ecco, essere il più possibile vicino agli artigiani. Parlando ovviamente di artigiani, di economia, si deve subito parlare di obiettivi magari da raggiungere senza stare a soffermarci troppo, insomma, sul presente e il passato. Quali sono appunto questi magari obiettivi che vi siete già prefissati? Noi veniamo da un lungo periodo che ci ha portato prima alla sostituzione del direttore, poi alla fase congressuale che è durata comunque un bel po' di tempo, poi alla Camera di Commercio, quindi elezione di Camera di Commercio, e ci siamo un po' adagiati su questo, abbiamo tralasciato un po' l'aspetto sindacale. La CNA è un sindacato a tutti gli effetti, è l'associazione che rappresenta le imprese che sono associate ad essa, e io vorrei riprendere questo cammino, riprenderlo nel modo giusto, mettendo sempre al centro dell'attenzione quelli che sono i bisogni delle attività in questo momento, in un momento particolarmente difficile di crisi, e quindi cercare di essere il più possibile contrattuale, soprattutto nei confronti delle istituzioni. Non ritengo assolutamente giusto che ci sia sempre unilateralmente presa la decisione. Io ritengo che siamo una forza sociale importante, anzi direi la più importante in questo momento a livello economico, e quindi io credo che sia giusto e legittimo confrontarci e trovare delle soluzioni.